chiamava quello là? Quello là che faceva il cinema. Quello famoso, oddio. Beh, guarda, io a dire il vero non mi sovviene il nome di costui. E chi poteva essere? Ma quello là che era proprio famoso, importante, che faceva i film, quelli con gli occhi così, che girava a destra e a sinistra. Oddio, quello che faceva con gli occhi così, ma forse era Ettore Scola? Babbo, dai, scontato. Ma probabilmente era Ettore Scola. Ascoltami, non parlare così a raffica. Probabilmente era Ettore Scola. No, non si chiama Ettore Scola, no. Quello che è di qua, di Torella dei Lombardi. Quello che era di Torella dei Lombardi, no? Deve essere morto, insomma, non è che sia ancora in vita, però è un Ippino, il padre si chiamava Roberto Roberti. Oddio, ma come si chiamava? Hai capito, no? Ma che cazzo, quello era uno tosto, ma poi era un pezzo tuo, un bello grosso, corposo, una bella panza, più grande della mia, c'aveva pure una barba, un barbone con gli occhiali, naso un po' aquilino, forse il naso. E insomma, era un personaggio, no? Quello che ha inventato, si chiamava Spaghetti Western, se non erro si chiamava Spaghetti Western, ha inventato questo genere. Ma oddio, beh, di personaggi, oddio, quello che faceva i film con Morricone, pa 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 pa. Esattamente, il western italiano, quello che ha fatto, che ha inventato sto genere, no? Di quelli che si sparano un po' così, però in salsa molto italiana, molto alleggerita. Muoiono, ma non muoiono per davvero, muoiono per finta. Quello là, quello di Torella di Lombardi, oddio, ma come si chiama? Quello che faceva con i film, con le musiche di Ennio Morricone, insomma, è importante, io non mi ricordo il nome, perché io ho una certa età, non è che mi posso ricordare tutto, però era... Ok, era di Torella dei Lombardi, figlio di Roberto Roberti. Ma vuoi vedere che per caso fosse Sergio Leone? Sergio Leone di Torella dei Lombardi. Cacchio, è vero, Sergio Leone era di Torella dei Lombardi. Però io su questa cosa qua, come al solito, andrei a chiamare Nino, che sulle questioni irpine è particolarmente preparato. Nino! Anino! 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 Ah, bello mio, datti una calmata. Questa volta le domande a Nino le faccio io. Ok? Quindi datti una calmata. Allora Nino, ciao, mi senti? Allora, questa volta ti pongo io le domande da quest'altra parte. La mia prima domanda è: ma Sergio Leone era di Torella dei Lombardi, quindi un esponente, uno dei massimi esponenti del cinema italiano, oserei dire anche del cinema mondiale, un regista di fama mondiale che ha portato un'innovazione nel mondo del cinema notevole. Ma qual era il rapporto tra la terra di Irpinia e la settima arte? Perché la terra di Irpinia ha generato degli autori così importanti per il cinema, sia italiano e sia a livello mondiale? Sì, buongiorno Peppe, mi dispiace doverti contraddire, nel senso che non è che proprio l'Irpinia sia stata poco considerata dal cinema, ma è l'Irpinia che ha considerato molto il cinema, è una battuta, insomma, chiaramente. Spiego il perché. Non si sono mai girati grandi film in Irpinia, a differenza di altre zone della Campania, vabbè, al di là di Napoli o della costiera amalfitana. Ma è indubbio che l'Irpinia abbia dato
un contributo notevolissimo alla settima arte, ovvero sia quella del cinema. Tu mi insegni chiaramente che il cinema italiano, soprattutto nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, è tra la cinematografia più importante che esista al mondo, insieme a quella francese, la più importante dopo quella americana. Basta vedere il numero degli Oscar assegnati al film straniero, oggi non esiste più questa categoria, però si vedrà che chi se la contende e se la batte alla stragrande sono i francesi e gli italiani. Questa arte, l'Irpinia, ha contribuito sin dall'inizio, ovvero sia dall'epoca del cinema muto. Infatti, uno dei più grandi registi e attori dell'epoca d'oro del cinema muto è Irpino, chiaramente dimenticato perché in Italia alla fine si ricorda solo Leonora Duse o Francesca Bertini, ma oltre questo non si va. È Roberto Roberti. Chi era Roberto Roberti? Era un vezzo il nome, era un nome d'arte, perché all'epoca il più importante attore di teatro italiano si chiamava Riccardo Riccardi e lui prese questo modo di essere, ovvero sia di utilizzare il nome e il cognome molto simili per fare un'assonanza. E non era null'altro che tal Vincenzo Leone da Torella dei Lombardi. A parte il fatto che sicuramente è stato l'attore italiano e uno dei registi italiani più importanti dell'epoca del cinema muto, è anche il papà di uno dei più grandi registi italiani e dei più grandi registi al mondo. Un uomo che ha ispirato tantissimi suoi coevi e allievi successivi, firmando alcune delle più belle pagine della storia del cinema mondiale che tutti ricordano. Chi era questo signore? Questo signore, originario di Torella dei Lombardi, un piccolo paese, un piccolo borgo dell'Irpini, circa 1500 abitanti, che io vi invito ad andare a visitare perché vi troverete un castello straordinariamente ristrutturato, molto molto bello, il castello di Candriano e anche una serie di capolavori dal punto di vista pittorico che troverete nella chiesa di Sant'Antonio, che è la chiesa adiacente al cimitero di Torella dei Lombardi. Chi era questo signore? Questo signore si chiamava Sergio Leone. Sergio Leone è il papà del cinema western all'italiana. Chi non avrà mai visto nella sua vita Il brutto, il buono, il cattivo, Giù la testa, C'era una volta in America, C'era una volta in West, Per un pugno di dollari, cioè film che hanno fatto un'epoca, che hanno fatto storia del cinema in Italia e nel mondo. Tra le tantissime scene bellissime dei film di Sergio Leone, tra l'altro musicate in maniera straordinaria dal maestro Ennio Morricone, non possiamo ricordare tutti quanti il famoso Triello, quello che ci ricordano tutte le sere all'Eredità, ma non è quello, è la scena in cui Lee Van Cleef è un Clint Eastwood giovane, si sfidano in un triello, il brutto, il buono e il cattivo, nel cimitero, ed è viene considerata una delle 10 più belle scene del cinema mondiale. Quindi stiamo parlando di qualcosa che è un capolavoro assoluto. Ma non si è fermata certo qui la presenza dell'Irpinia nella storia del cinema mondiale, ma anche nella storia del cinema, soprattutto italiano. Ok, abbiamo inteso. Però insomma, la questione che si pone, no, è: ma perché, come mai in un paesino, in un paese così piccolo, vi è stata una tale concentrazione di arte? Cioè, è un fenomeno alquanto strano, no? Non è che succede spesso, è una cosa abbastanza rara. Eh sì, sembra effettivamente strano che in un paese così piccolo ci sia una concentrazione così importante di personaggi. Abbiamo detto Sergio Leone, il papà Vincenzo Leone. Ma tutto nasce da un'altra situazione, da un'altra cosa che molti non sanno, ma a Torella dei Lombardi è
nata una famiglia di cineasti, forse la famiglia di cineasti più importanti, anzi sicuramente la famiglia di cineasti più importanti italiana, la famiglia De Laurentiis, che ha conservato lì delle proprietà. Molti diranno sì, De Laurentiis sono di Torre Annunziata, Torre del Greco, adesso non ricordo neanche, no, Torre Annunziata, ma non è così. Nel 1910 Aurelio De Laurentiis, bisnonno dell'attuale padrone del Napoli, quello che si è ridotto a fare cinema panettoni, praticamente emigrò da Torrella dei Lombardi a Torre Annunziata. Lui era un dipendente delle ferrovie, lì comperò un pastificio e da lì nacque praticamente la fortuna che permise poi De Laurentiis di essere produttori cinematografici che sono stati per oltre mezzo secolo, non la Cosetta di oggi, ma erano tra i più importanti del mondo, i più importanti d'Italia, gente Dino De Laurentiis, Aurelio De Laurentiis, gente che chiaramente ha segnato un'epoca importante del cinema italiano. Niente, sono originari di Torrella dei Lombardi, hanno conservato le proprietà Torrella dei Lombardi, tanto è vero che se voi doveste entrare nella chiesa di Sant'Antonio, a fianco c'è il cimitero monumentale di Torrella, che è un cimitero settecentesco molto carino, la chiesa del 1500, dove vengono conservati, come dicevo, degli affreschi e delle pale molto belle di scuola pugliese. La prima cappella che troverete, cappella monumentale, che troverete sulla vostra destra all'ingresso, è la cappella della famiglia De Laurentiis. Ma non è solo questo, perché poi, come voi ben sapete, nel 1941 l'Italia entrò nella Seconda Guerra Mondiale. Successe quello che poi è successo, non stiamo qui a fare una lezione storica sulla Seconda Guerra Mondiale, ma nel 1942, dopo la disfatta di El Alamein, praticamente l'esercito italiano, l'aviazione italiana, che già era molto scadente, molto scarsa, non riuscì a proteggere più il territorio italiano dai bombardamenti degli alleati, in special modo dai bombardamenti degli americani. Nel 1942, per la prima volta, gli americani arrivarono a bombardare Roma. La gente impaurita iniziò a sfollare, il famoso fenomeno dello sfollamento, ovverosia si abbandonarono le grandi città che erano obiettivi primari dell'aviazione militare per rifugiarsi nei piccoli paesi. Ebbene, la famiglia De Laurentiis, dove poteva andare, abitava oramai a Roma, sfollò e tornò a Torrella dei Lombardi. A Torrella dei Lombardi, fino alla liberazione di Roma nel 1944, praticamente, per 2 anni sono vissuti di nuovo lì tutte queste persone, ovvero sia tutta la famiglia De Laurentiis, ma non solo la famiglia De Laurentiis. Molti registi, che poi diverranno famosi, ma lo erano già, importanti, amici della famiglia De Laurentiis, trovarono rifugio in quel di Torrella dei Lombardi. Sto parlando di Mario Soldati, sto parlando di Dino Risi, sto parlando di Mario Monicelli e sto parlando di Stefano Vanzina, Steno, il papà della commedia dell'arte italiana. Quindi grande concentrazione di personaggi per 2 anni in questo paese e alcuni dei personaggi che troviamo in dei film molto belli, sia dei soldati soprattutto, ma anche di Monicelli, si pensa che abbiano praticamente avuto vita, perché anche soldati e Monicelli erano anche sceneggiatori come Steno dei propri film. Abbiano trovato praticamente spunto in alcuni personaggi che vivevano in questo paesino dell'Irpinia e che loro poi hanno prima portato con penna su carta e poi trasportato sulla pellicola del cinema. Qualcuno pensa che uno dei personaggi dei Nuovi Mostri, il meridionale, sia un attimino nato da questa storia, da questa vicenda, da questa esperienza di Mario Monicelli in Irpinia. L'Irpinia non ha mai dimenticato poi chiaramente Sergio Leone non ha mai dimenticato l'Irpinia, era solito passare breve vacanze presso l'antico palazzotto di famiglia. Torella gli ha dedicato tante cose, piazze, monumenti, un bel festival del cinema che è durato per pochi anni perché poi la regione Campania decise che non valeva la pena di finanziarlo, ma era più importante finanziare la sagra del fagiolo e della scorregge di Pinco Pallo, e così finì. Questo
Questo festival era condotto e ideato da Gianni Minà, un altro che è praticamente amico di Sergio Leone, un grande giornalista che chiaramente conosceva benissimo e che per molti anni ha lietato, tra virgolette, e ha anche portato cultura nel paese dell'Arte dei Pini. Ma noi non ci possiamo fermare, non ci dobbiamo fermare a Sergio Leone, che chiaramente ha inventato questo genere di filmografia, ma dobbiamo anche spostarci di qualche chilometro e andare a parlare di una cosa un po' diversa da Sergio Leone. Sì, Nino, sì, però insomma mi preme dire che insomma l'Irpinia non ha dato solo i Natali a Sergio Leone, è una terra che è stata coinvolta un po' più profondamente, poi che ha avuto questo legame un po' più profondo con il mondo del cinema. Quindi la mia domanda è: quali altre incursioni ha avuto l'Irpinia nel mondo del cinema? Ci sono altri personaggi importanti che hanno contribuito a fare grande questa arte. Sì, sostanzialmente diverse da Sergio Leone. Perché? Perché Sergio Leone è uno che poi ha anche, oltre ad aver inventato questo nuovo genere, lo spaghetti western, così definito, è stato anche il padrino di Carlo Verdone, ha lanciato tantissimi attori, poi diventati registi, vincitori di premi Oscar, straordinari, non so, in Giù la testa, oppure C'era una volta il West, Charles Bronson, Henry Fonda, che già era un mito, Lee Van Cleef, Clint Eastwood, Claudia Cardinale, che era la sua attrice preferita, che tra l'altro è stata per tanti anni, è stata per tutta la vita, la moglie di Pasquale Festa Campanile, e così via. Poi ha indubbiamente lanciato personaggi incredibili nei suoi film. Beh, uno di tra i tanti che ci ha fatto divertire fino alla fine, soprattutto nei film di Carlo Verdone, è Mario Brega e così via. Ma non c'è solo Sergio Leone, Roberto Roberti, Dino Risi, il Sorpasso, insomma, Mario Monicelli, Mario Soldati, Steno, Steno, chi non ricorderà praticamente la stupenda, incredibile e immortale pellicola dove Gigi Proietti e Enrico Montesano recitano nella parte dei due scommettitori incalliti insieme ad Adolfo Celi, poi successivamente Mario Caro Tenuto, che tutti quanti noi ricordiamo. Ma sì, dai, senza dubbio stai facendo riferimento a Febbre da cavallo, film bellissimo che ricordo sempre con piacere. Sei proprio quella, Febbre da cavallo, insomma, chiaramente Febbre da cavallo. E a pochi chilometri in linea d'aria, sempre nell'Irpinia, in un paese ancora più piccolo, il più alto paese dell'Italia meridionale, nasce un altro grandissimo regista, anche lui più volte candidato al premio Oscar migliore film straniero per ben 4 volte, non per una volta, per ben 4 volte. Allievo di Federico Fellini, un grande intellettuale, tra l'altro morto, scomparso da poco, Ettore Scola. Ettore Scola è il maestro assoluto italiano del cosiddetto film di introspezione, molto francese, ovvero sia dove i personaggi non sono soltanto diciamo, dei pezzi di un generale e straordinario insieme scenografico, musicale, come nei film di Sergio Leone, ma i personaggi sono il punto focale. Tutto quello che c'è intorno non conta, ma conta quello che dicono, quello che fanno, come si muovono e quello a cui ti fanno pensare. Il capolavoro in assoluto del cinema italiano, capolavoro assoluto del cinema mondiale, candidato nel 1977 al premio Oscar per migliore film straniero, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, della Palma d'Oro a Cannes, del Leone d'Oro a Venezia, dei David di Donatello, una giornata molto particolare. Una giornata molto particolare dove durante la visita si racconta che durante la visita di Hitler nel 1938 a Roma si incontrino in una casa, una casalinga interpretata da Sofia Loren nella sua
bellezza nella sua semplicità è un Marcello Mastroianni, giovane professore di origine semita, che praticamente in 2 ore e un quarto, in una sola stanza, catturano l'attenzione dello spettatore. In effetti, il film è costruito in una camera da letto e su un terrazzo dove ci sono i panni stesi, dove ci sono i vestiti stesi, la biancheria stesa, il bucato steso da Sofia Loren. Beh, per poter catturare per 2 ore e passa l'attenzione alla persona che magari sa anche come andrà a finire quel film, bisogna essere dei veri e propri maestri, e Ettore Scola lo è stato senza alcun dubbio. Io vi ho invitato ad andare chiaramente a verificare, a vedere il Castello di Candriano, dove all'interno troverete anche dei cimeli di Sergio Leone, ma non posso assolutamente non dirvi che sarebbe interessantissimo andare a Trevico, dove c'è la casa natale di Ettore Scola, che lui ha donato al comune di Trevico. Il comune di Trevico ha trasformato in un museo dedicato ad Ettore Scola, dove troverete ricordi dell'infanzia, ma anche cimeli che sono riportati dai set cinematografici dei grandi capolavori di Ettore Scola. Beh, Ettore Scola praticamente è stato praticamente, come dicevo, candidato 4 volte al premio Oscar. Cito così velocemente alcuni dei suoi capolavori, le 4 candidature, che sono chiaramente una giornata molto particolare: nel 77, nel 78 con I Nuovi Mostri, nel 1983 con Ballando Ballando, e poi nell'87 con La Famiglia, con uno straordinario Angelo Orlando. Non sono solo questi i grandi film di Ettore Scola, ma Capitan Fracassa con Troisi e così via, eccetera, eccetera. È sicuramente una pietra miliare della cultura italiana. Vi cito l'ultimo film che vi invito ad andare a vedere, che è un docufilm, quindi un film documentario, che si chiama Trevico, Torino, un viaggio nel Fiat Nam, e parla della storia di un giovane operaio negli anni 70, anni di rivoluzione, anni di sindacalismo, che parte da ingenuo, da Trevico, e va a lavorare alla Fiat di Torino. È un po' la parafrasi di quella che è la storia di questo grandissimo personaggio, chiaramente rapportata a situazioni storiche un po' diverse, ma è la storia di Ettore Scola, e Ettore Scola ancor più, se non più, di Sergio Leone, è stato sempre, da sempre, legato a quel paese, e a quel paese che lui ricordava, dove faceva freddo tanti giorni all'anno e dove bisognava sempre coprirsi, ma era così bello correre e giocare nei vicoli. Queste sue parole ci ricordano, e chiudo, le parole di uno dei più grandi scrittori della storia mondiale, che è stato Vittor Hugo, Miserabili, eccetera, eccetera. Vittor Hugo, pochi sanno che è vissuto ad Avellino e ha trascorso la sua giovinezza ad Avellino. Il papà di Vittor Hugo arrivò a seguito di Napoleone, poi si fermò con Giuseppe Bonaparte e con Gioacchino Murat, ad essere governatore della città di Avellino. E in un tratto, in un passo bellissimo delle sue lettere, Vittor Hugo dice che non c'era nulla di più bello, c'è mai stato nulla di più bello, di sereno, di quelle giornate trascorse all'ombra della montagna nelle colline di Avellino. Beh, spero che il cinema nazionale si renda conto che poi ci sono anche scorci e paesaggi straordinari, molto belli. Ultimamente è stato scoperto un po' Colsanni, con Santa Cata dei Goti, si accettano miracoli di Sergio Siani, quindi del Sannio, ma ci si renda conto che ci sono dei borghi straordinari dove sarebbe non male. E questo lo diciamo anche alla Film Commission della Campania, che si ferma sempre a Capri, a Ischia, a Napoli o nelle zone napoletane, che la Campania non è solo Napoli, nulla contro i napoletani, ma esiste anche un territorio interno diverso, ma molto bello. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi invito di nuovo ad andare a Torrella dei Lombardi, il paese di Sergio Leone, di Roberto Roberti, della famiglia De Laurentiis, ma di andare anche e soprattutto a Trevico, il paese di Ettore Scola. Grazie.
Ok Nino, io come al solito ti devo ringraziare perché sei sempre molto preciso e puntuale nelle spiegazioni che ci fa, insomma sei un profondo conoscitore della terra irpina, questo l'abbiamo sempre detto e va comunque ribadito. Bene ragazzi, io con questo vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, mettete un mi piace sotto a questo video e magari cliccate sul pulsante iscriviti e soprattutto sulla campanella che è accanto al pulsante iscriviti, in modo tale da non perdere poi nessun video successivo, perché ragazzi di video ce ne saranno tanti ancora, eh.